Saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta in collegamento con noi da Palazzo Chigi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora Presidente, l'Expo è una straordinaria occasione per l'Italia di presentarsi al mondo. Ci sono più rischi o più opportunità? Ma ci sono tutte e due ovviamente. I rischi sono quelli che il Paese non sia all'altezza, che ci siano difficoltà, ritardi, caos, problemi istituzionali. Deve essere tutto, deve funzionare per il meglio. Ma io sono molto ottimista e sono convinto che ce la faremo. Vedo una grandissima opportunità. L'opportunità io la racconto così. Expo 2015 può essere quello che fu nell'Italia del boom economico le Olimpiadi di Roma del 1960. Le Olimpiadi di Roma del 1960 raccontarono a tutto il mondo quello che in Italia già c'era, si vedeva, si percepiva, cioè l'Italia del boom economico, ma fu raccontata a tutto il mondo e questo servì moltissimo. Expo 2015 può essere, dopo la grande crisi, la grande vetrina dell'Italia della ripresa. Ecco, l'Expo come le Olimpiadi di Roma, quindi, ma ieri sera lei ha incontrato il ministro degli esteri cinese. Le pesa un po' il confronto con l'Expo precedente? Ricorderà che l'organizzazione cinese ha meravigliato il mondo. Io penso che noi faremo meglio dei cinesi. So che non è semplice da dirsi, so che è una scommessa ardita, però vedo già le prime cifre. Noi abbiamo un numero di paesi che hanno acquistato padiglioni interi superiore a oggi, e manca ancora un anno e mezzo, al numero di paesi che hanno acquistato un intero padiglione in Cina. Non parlo del numero complessivo degli espositori, ma conta quelli che hanno deciso di prendere un intero padiglione. Per noi è un ottimo segnale, un buon segnale, e poi sono convinto che sia azzeccato il connubio con il tema, la sicurezza alimentare, il cibo, la lotta alla povertà, la lotta agli sprechi alimentari, la lotta alle disuguaglianze, il tema dell'agroalimentare, dell'agroindustria, sono temi fondamentali per il rilancio del nostro paese, sono tipici del nostro paese. Anche perché ricordiamolo, ciò che per alcuni è uno scarto, per altri può essere essenziale, legato appunto al tema dell'alimentazione. Presidente, vorrei ricordare su questo tema quello che ci dice sempre Papa Francesco. Esatto. È un tema, secondo me, che è perfetto per questo tempo di crisi, ma anche di rilancio. Lei ha legato all'Expo l'obiettivo della ripresa economica del nostro paese. Il 2015 è temporalmente vicino, però per chi è immerso nella crisi appare un traguardo anche molto lontano. A proposito di crisi economiche, Presidente, secondo lei si vede o non si vede questa famosa luce in fondo al tunnel? Guardi, fuggo da questa immagine che alle volte è un'immagine molto pericolosa. Insidiosa e pericolosa. Io le dico questo, alla fine di quest'anno ci saranno i primi segnali di crescita reale. Le misure che sono state messe in campo per la lotta alla disoccupazione giovanile soprattutto, che è l'incubo principale, hanno cominciato dal 1° di ottobre a dare i loro frutti. Siamo a un numero di 12.000 giovani che sono stati assunti con le misure che dal 1° ottobre con il Click Day sono state prese. Sono primi segnali, i segnali che l'anno prossimo la stabilità dei conti pubblici farà sì che sia il primo anno dopo molto tempo di crescita positiva. Insomma, io sono moderatamente ottimista, ma sono molto determinato a far sì che nulla rubi al nostro paese la possibilità di cogliere la ripresa. Ma quanto ci vorrà per tornare davvero ai livelli di prima, cioè prima della crisi? Beh, la crisi che per 5 anni ha colpito duramente l'Europa e il nostro paese ha lasciato un buco molto profondo. Ci vorrà tempo, dipende molto da come sfruttiamo le occasioni. Expo è un'occasione che può aggiungere da sola almeno un punto di crescita al nostro paese, quindi se la sfruttiamo bene, se facciamo bene tutte le cose che sono legate all'Expo, sarà posti di lavoro in più, saranno occasioni di crescita, sarà attrazione di tantissimi investitori. Ieri il ministro degli esteri cinese, con lui abbiamo parlato della quantità di visti in più che dobbiamo dare ai milioni di visitatori cinesi che io spero verranno all'Expo, e soprattutto cinesi dopo il successo di Shanghai. E la legge di stabilità, Presidente, che contributo può dare per uscire dalla crisi? Guardi, è una legge di stabilità che ha un suo equilibrio e del quale io mi assumo la responsabilità. L'equilibrio è quello di non sfasciare quello che si è fino adesso faticosamente raggiunto, cioè il fatto che ci sia nel nostro paese conti pubblici in ordine e non si ricaschi nei vizi antichi di più debiti e più deficit. Io non voglio ricascare in quei vizi, voglio però una legge di stabilità, e il Parlamento adesso avrà modo di discuterne, mantenendo questi equilibri
però una legge di stabilità che sia in grado di allocare al meglio le risorse. C'è tutta questa discussione su come allocare le risorse del calo delle tasse per i lavoratori. Intanto io voglio dire a tutti i critici che per la prima volta discutiamo di come allocare risorse di calo di tasse. Fino a ieri si discuteva di come alzare le tasse e credo che questo vada riconosciuto. Ovviamente è una discussione che dipenderà dal Parlamento e dalle parti sociali, però l'equilibrio va mantenuto perché dalla crisi si esce passo passo, non si esce un colpo alla volta. Mi faccio fare un esempio, l'Italia è come un grande giocatore che ha avuto una lesione al legamento crociato del ginocchio, è stato bloccato, si è dovuto rimettere a posto, adesso siamo usciti da questo gravissimo infortunio e ricominciamo a giocare, ma non è che se si ricomincia a giocare uno ricomincia subito duramente, uno deve fare le cose passo passo per evitare di ricadere dentro i problemi. Le critiche però ci sono, Presidente, cosa risponde? Se la preoccupa naturalmente la critica che arriva da Corte dei Conti, Istat, Banca Italia, critiche molto puntuali alla legge. Ma sa, sono critiche che dicono che si potrebbe fare di più, che si potrebbe fare meglio e io sono assolutamente pronto a discutere e in Parlamento verremo, il governo verrà a discutere, ha cominciato ieri il ministro Saccomanni, su come migliorare, ma mantenendo questo equilibrio, perché il nostro paese appunto ha rimesso i legamenti a posto e non vuole risfasciarli, perché poi per rimettersi a posto ci vogliono anni, sacrifici, tasse in più e quel tempo deve essere finito per sempre. Abbiamo 3 minuti, come si dice, domanda e risposta breve. Lei ha citato il ministro Saccomanni, conferma le detrazioni sulla casa e l'intervento sul cuneo fiscale? Ma guardi, sono proprio queste le cose che in Parlamento bisognerà discutere, quella sulla riduzione delle tasse sui lavoratori l'abbiamo detto fin dall'inizio, noi abbiamo messo una cifra, 5 miliardi di euro per 3 anni, questa cifra è il Parlamento e le parti sociali che devono decidere come allocarla meglio, le dico la mia, io per esempio darei più vantaggi ai lavoratori che hanno carichi familiari più pesanti, secondo me questa è una cosa che ha un senso e ha un elemento, e credo che anche sulla casa bisogna tener conto del fatto che il nostro paese ha messo in campo, voi avete lì il ministro Lupi, potete chiedere a lui con maggiore precisione, ma l'Italia ha fatto in questi mesi politiche sociali per la casa, oltre a quelle fiscali, che stanno aiutando, per esempio possono aiutare le famiglie con il capo famiglia che ha perso il lavoro e che deve pagare un mutuo, abbiamo messo in campo un'operazione che serve ad aiutare appunto trova in un momento di difficoltà particolare o le famiglie giovani precari che vogliono mettere in piedi una famiglia e avere una casa, anche lì c'è un aiuto specifico. Posizioni distanti anche sull'uso del contante, limitarlo, dice Saccomanni, Alfano fa sapere di avere in mente il contrario, come se ne esce? Ma sai, io su questo sono molto molto onesto, il nostro paese deve essere un paese nel quale sul tema del pagamenti elettronici, sul tema del contrasto di interessi, sul tema della capacità di far sì che, come il caso per esempio in materia delle ristrutturazioni edilizie, l'antisismico, l'ecobonus, c'è tutta una serie di misure che abbiamo messo che consentono la trasparenza e la trasparenza è la miglior lotta all'evasione fiscale. Quindi io, guardi, rifuggo da polemiche da prime pagine dei giornali che finiscono poi per lasciare in poche ore nulla poi sul concreto. Quello che conta sono le cose concrete, per esempio il fatto appunto che sugli ecobonus e sulle ristrutturazioni edilizie che sono in questi giorni, lo dico agli ascoltatori, al massimo di incentivazione, approfittatene perché il nostro paese non ha mai avuto un'incentivazione così forte a patto che si portino le ricevute e quindi si possa far emergere il nero. Pronto? Che è il grande problema italiano. Una curiosità, Presidente, le riforme, ciao, buongiorno. Le bastano o non le bastano i 7 giorni di cui parlava ieri il Capo dello Stato? Vado tra un quarto d'ora perché sto in ufficio, io il mio ufficio è a Marciale 96, in piazza San Silvestro. Ci sono alcune di queste riforme sulle quali la spinta del governo è... Va bene, allora quando sai per arrivare a Palazzo Chigi mi fai uno squillo e scendo sotto. Il Parlamento l'ha detto chiaramente, okay, grazie a te, il Parlamento che deve farle e non vuole intrusione da parte del governo, quindi io... Cosa posso fare? Io posso dire, lo dico anche qui, l'ho detto anche nei giorni scorsi, ha ragione il Presidente della Repubblica,
non pensiamo soltanto alla mega riforma della legge elettorale, che poi si rischia di non farla mai, pensiamo anche a ritocchi che consentano però di evitare il porcellum, che io ripeto, come ho sempre detto, rappresenta il male assoluto. Quindi anche il mio è un appello al Parlamento a seguire le parole del Capo dello Stato. 7 giorni o giù di lì, insomma. Il meno possibile. Penso che la pazienza degli italiani sia finita. Presidente, un'ultima domanda di strettissima attualità. Berlusconi gli ha chiesto ieri di intervenire per dichiarare la non retroattività della legge Severino. Può rispondergli? Guardi, io non è che devo rispondere oggi, la risposta è contenuta nel voto di fiducia del 2 ottobre. Il 2 ottobre io ho chiesto una fiducia al Parlamento, il Parlamento mi ha dato la fiducia con un largo consenso, e in quella richiesta di fiducia, se le va a vedere quel discorso, il pilastro di quel discorso era: l'Italia ha bisogno di ripresa, ha bisogno di un governo e bisogna che ci sia separazione tra le vicende, tra singole vicende giudiziarie e l'azione del governo. Punto. E quella separazione era il 2 ottobre ed era la base sulla quale il Parlamento a larga maggioranza ha dato fiducia al governo. Molto bene, allora noi torniamo all'Expo, Presidente, qui c'è come dicevamo il ministro Lupi, il ministro De Gerolamo, il direttore generale della RAI Gubitosi, è un bel tavolo al quale magari la invitiamo un giorno per poter parlare insieme anche di questo sviluppo dell'Expo 2015, accetta l'invito? Verrò, e le aggiungo anche che nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, poi ne parleranno i ministri, abbiamo approvato anche due decreti che danno agli enti locali della Lombardia e di Milano maggiore impulso e maggiore flessibilità per seguire i lavori dell'Expo, in modo tale che quello che dicevo prima, grande opportunità come le Olimpiadi di Roma del 60, non si tramuti nei rischi che tante volte la troppa burocrazia del nostro paese rischia di avere. Allora, in attesa di averla qui insieme a noi, le auguriamo buon lavoro, grazie per la sua presenza a Radio Anch'io, buona giornata Presidente Letta. Buona giornata agli ascoltatori. Grazie direttore.